Il Matelica passa e l'Avezzano affonda. I marchigiani si impongono 1-0 ed infliggono ai biancoverdi la quarta sconfitta interna consecutiva. Numeri di una crisi senza fine che non risparmiano nemmeno Federico Giampaolo. La posizione del tecnico giuliese si fa delicatissima. La società farà luce nelle prossime ore sul destino della panchina biancoverde. Quinto successo di fila per il Matelica, che torna a meno 8 dal Cesena, confermandosi come la prima tra gli umani. Formazioni: Giampaolo cambia volta all'Avezzano affidandosi al 3-5-2 con Di Giavelice in terza linea e Di Nicola e Besana a spingere sugli esterni. In avanti conferma per Samb con Padovani. Tiozzo fa turnover e lascia in panchina Melandri, Bugaro e Pignat. C'è Margarita davanti con Florian e Mancini e Angelilli a completare un 4-4-2 a trazione offensiva. Avvio vivace di partita e dell'Avezzano il primo squillo. Di Renzo calcia dal limite sinistro dell'area, palla che sfiora l'incrocio. Al 14° arriva la replica del Matelica. Florian scappa via sulla linea del fuorigioco, tiro in diagonale e Fanti si distende e dice no. 4 minuti più tardi Angelini raccoglie palla dall'interno dell'area, conclusione di prima intenzione ma è ancora Fanti a respingere. L'Avezzano si difende a 5 schiacciando le linee di difesa e centrocampo e costringendo il Matelica al lancio lungo sfruttando la velocità di Florian e Margarita. Al 20° arriva l'occasione più ghiotta degli ospiti, lancio per Florian sulla linea dell'offside, tiro ad incrociare ed è il palo a salvare i marsicani. Il Matelica tiene in mano il pallino del gioco costringendo l'Avezzano a giocare di rimessa. Al 40° ospiti ancora pericolosi. Margarita appoggia per l'accorrente Mancini, l'ex Sant'Arcangelo calcia centralmente e Fanti non ha problemi a respingere il tentativo ospite. All'ultimo atto del primo tempo la vice capolista passa. Florian scappa via sull'out di destra, traversone in mezzo per la testa di Angelilli che fa 1-0. Settimo gol in campionato per il capitano biancorosso e squadra a riposo con i marchigiani meritatamente avanti. Giampaolo lascia negli spogliatoi Samb e Di Gianfelice e lancia Bruni e Pierantozzi. I cambi sembrano portare nuova linfa alla manovra biancoverde al 9°. Slalom gigante di Ettore Padovani che calcia di sinistro e trova la deviazione della difesa ospite. Tiozzo risponde con Melandri per Margarita e Pignat per Favo. I marchigiani abbassano il ritmo ma l'Avezzano non punge. Al 24° è ancora pericoloso Di Renzo con Avella che per poco non combina la frittata. Al 28° giocata di alta scuola di Melandri che appoggia per Angelilli ma Fanti è ancora super ed evita il raddoppio. Giampaolo gioca anche la carta Manari per Tariuk ma ad incidere ancora il Matelica. Melandri stop e tiro verso la porta e palla che sfiora il palo a Fanti battuto. L'Avezzano è senza gioco e senza idee e fatica a far girare velocemente la palla non arrivando quasi mai ad impensierire Avella. L'ultima fiammata biancoverde arriva nel primo dei 6 minuti di recupero. Su calcio d'angolo Ferrante manca l'impatto con la sfera e sfuma così l'ultima chance dei marsicani. Finisce qui, secondo KO di fila per i biancoverdi, in piena crisi di gioco e risultati. Sulla graticola finiscono Giampaolo e DS Traini, fortemente contestati dalla tifoseria. Matelica che consolida il primo posto col quinto successo consecutivo, ma il Cesena è ancora lontano. Salvezza ancora difficile ma non impossibile per l'Avezzano, ma i punti persi al De Marzi cominciano a diventare pesanti. Mister Tiozzo, una partita dominata nel primo tempo, nel secondo tempo il Matelica ha abbassato un po' i ritmi ma non ha rischiato mai niente, quindi 3 punti meritatissimi. Sì, è stata una partita eccezionale, mi viene da dire che è stata la migliore dell'anno, ci hanno sorpreso anche oggi, mister Giampaolo ci ha sorpreso con questo atteggiamento tattico, chiaramente è difficile affrontare l'Avezzano, al di là degli interpreti lui dà una grande organizzazione al proprio calcio, alle proprie fasi di gioco, però noi penso abbiamo fatto una partita eccezionale, primo tempo 4 occasioni sicure, per fortuna abbiamo fatto gol all'ultimo minuto, perché poi si sarebbe fatta dura il secondo tempo, la stanchezza, le tante partite consecutive che noi dobbiamo affrontare, però il secondo tempo anche abbassando i ritmi abbiamo avuto qualche ripartenza in cui noi non, la quale noi non abbiamo gestito bene, l'avete visto tutti, siamo stati un po' fessacchiotti. Detto questo potevamo gestirla meglio alcune volte la palla, però abbiamo rischiato poco, penso un tiro di Padovani e qualche cross, ma chiaramente l'Avezzano si faceva un po' più pungente, però i miei, da chi è entrato, da chi ha finito la partita come Melandri con collaterali in disordine a Santiago Dorato che probabilmente dovrà finire all'ospedale perché c'è una tempia su quello scontro tra di noi, i miei ragazzi sono stati eccezionali, penso che veramente sia stata una prova maiuscola. Mister, finale di partita è stato un po' infuocato, diciamo così, cosa è successo? È successo che non lo so cosa succeda, cioè si iniziano delle
offese gratuite quando io sto lavorando, allora ci sta a fare il tifo eccetera, però voglio sottolineare che quello che è stato l'altro anno è stato quell'altro anno. Io siamo venuti qua a giocare una partita con grande rispetto dell'Avezzano, voglio complimentarmi con l'Avezzano, non mi voglio complimentare con gli, certi atteggiamenti di certa gente, parlo di uno e poi anche il numero uno, okay? Perché poi il resto cosa posso dire ai giocatori dell'Avezzano? Che li auguro il meglio, che auguro il meglio a, al mister, che auguro il meglio, però poi se uno pensa ad offendere basta piuttosto che a giocare, penso non sia rispettoso neanche del mio lavoro e del lavoro dei suoi colleghi, perciò io penso che noi usciamo da qui con grande rispetto da parte di tutti voi, però lui ha dato un bruttissimo esempio l'altro anno, lo ha dato bruttissimo all'andata a casa nostra dove io ho lanciato una piccola provocazione ma si poteva ridere, e oggi ha dato un bruttissimo esempio. Poi chi vuole stargli dietro a lui sarà giudicato con i giusti aggettivi, io devo difendere chiaramente l'operato dei miei ragazzi che sono stati fantastici.